In un impianto, che distanza devo tenere tra la 503 e il lavandino? Di questo parleremo in questa puntata di... Elettricista felice. Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice. A cura di Alessandro Bari. Eccomi qui. Ciao elettricisti e benvenuti in questa nuova puntata di Elettricista felice. In questa puntata cercheremo di rispondere ad una domanda fatta da uno di voi. Questa mi è stata inviata attraverso WhatsApp al numero 333-7641-008. Il messaggio dell'elettricista. Ciao Alessandro, volevo farti una domanda. In un impianto, che distanza devo tenere tra la 503 e il lavandino? Grazie. La domanda è molto interessante. Esiste una distanza minima per normativa da mantenere tra la 503 e il lavandino? Facciamo così, lo chiediamo a tre elettricisti. Li chiamiamo al telefono. Il loro numero mi è stato inviato attraverso WhatsApp dai loro gentilissimi colleghi. Prima telefonata all'elettricista. Ciao, sono Alessandro Bari, elettricista felice. In un impianto, che distanza devo tenere tra la 503 e il lavandino? Ma allora, non c'è una vera misura, se non ricordo male, in quel caso lì, se non è la zona bagno, quindi zona 012, al lavandino diciamo che c'è una regola del buon senso, per quanto ricordo, c'era in giro, si parlava di 60 centimetri, ma in realtà è la misura che in quel contesto non è scritta da nessuna parte. Quindi il posizionamento della presa vicino al rubinetto, se non è in zona bagno, è un po' la buona regola, cercare di posizionarlo in una distanza di sicurezza, comunque in una posizione di sicurezza. Ecco. Riassumendo, sta dicendo che al di fuori della zona 012 del bagno non esiste una distanza prestabilita da mantenere tra la 503 e il lavandino, se non quella del buon senso. Seconda telefonata all'elettricista. Sono Alessandro Bari, elettricista felice. In un impianto, che distanza devo tenere tra la 503 e il lavandino? Boh, diciamo che non c'è una regola. La 503 e il lavandino non abbiamo una regola precisa. Abbiamo il buon senso che ci dice non stare troppo vicino all'acqua, una scatola lì fa un po' cagare, insomma. Riassumendo, anche per lui vige la regola del buon senso, perché se no la scatola troppo vicino all'acqua fa un po' cagare, insomma. Terza telefonata all'elettricista. Sono Alessandro Bari, elettricista felice. In un impianto, che distanza devo tenere tra la 503 e il lavandino? Quello è molto, cioè non c'è una distanza precisa tra il lavandino e la 503, è buon senso. Anche per il terzo elettricista non esiste una distanza prestabilita dalla normativa, ma vige la regola del buon senso. Quindi non abbiamo dubbi, la nostra risposta ce l'abbiamo in pugno. Ma scusate, sento una musichetta. È arrivato il momento del nostro super esperto, perché avere la consapevolezza di come vanno fatte bene le cose ci permette di cambiare in meglio. Perché se io posso cambiare, voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare, il nostro esperto! Volevo solo dire che è arrivato il momento... L'esperto del giorno. Abbiamo con noi il nostro esperto Alessio Piamonti. Alessio, chi sei e cosa fai? Ciao Alessandro, io sono un progettista di impianti elettrici, creatore del gruppo Facebook Il Professionista Elettrico, nel quale è possibile accedere e avere informazioni gratuite su tutti gli aspetti tecnico-normativi del settore elettrico. Figata, figata. Questo gruppo io lo consiglio sempre a tutti perché è una figata pazzesca. Grazie. Senti Alessio, la domanda di oggi è: in un impianto, che distanza devo tenere tra la 503 e il lavandino? Bella domanda. Ipotizzando che in quella 503 ci vada a mettere delle prese di energia o comunque dell'alimentazione 230 volt, molti credono che la normativa
imponga una distanza, in genere la distanza di 60 centimetri. Ne ho sentite di tutte, ho sentito che questa distanza deve essere rispettata dal lavandino, qualcuno dicono che deve essere rispettata dal punto in cui esce l'acqua, altri dicono che deve essere rispettata dal punto di scarico dell'acqua. Nella realtà dei fatti, la norma non indica una distanza di rispetto dal lavandino, ma la prescrive solamente dal bordo esterno del piatto vasca o del piatto doccia. Oh, quindi ho capito. Cari elettricisti, potete mettere la vostra presa elettrica anche dentro il lavello, proprio dentro. Fate lo scasso all'interno del lavello e tra che gli mettete la vostra presa elettrica e questa presa sarà a norma. O no? Attenzione però, una cosa importante. La norma non dice che deve essere mantenuta una distanza dal lavandino, però non dice neanche che si può installare la presa sopra il lavandino. Quindi dire che mettere una presa sopra il lavandino, vicino all'acqua, sia un'installazione a norma, non è un'affermazione corretta. Ok, la norma non mi impone una distanza minima, ma non mi dice neanche che posso metterla dove voglio. Quindi... Beh, ti ricordo che comunque da qualche parte c'è scritto nella norma e anche nel DM3708 quando firmi la dichiarazione di conformità che ciò che va a installare è idoneo al punto di installazione. A me non mi sembra che una presa sopra a un fornello o anche di fianco al lavandino dove esce l'acqua sia poi così tanto idonea al punto di installazione. Ma ovviamente, come abbiamo sempre detto, le norme sono interpretabili e quindi io... suggerisco di interpretarle per pararsi il culo, non so se si può dire questa cosa. Va benissimo. Per dormire le notte tranquillamente, ecco. Ottimo, ti ringrazio Alessio, prezioso come sempre. Grazie Alessandro. Ringrazio tantissimo Alessio Piamonti per la risposta che ci ha dato e per aver sponsorizzato la puntata. Il consiglio inutile del giorno. Il consiglio inutile del giorno è di entrare adesso, in questo istante, nel gruppo Facebook Il Professionista Elettrico per avere gratuitamente tutte le risposte ai vostri dubbi sulle normative. Siamo arrivati al termine di questa puntata. Ringrazio gli elettricisti che mi hanno mandato messaggi, domande, feedback o mi hanno inviato i numeri di telefono dei loro colleghi attraverso WhatsApp. Per oggi è tutto, alla prossima elettricisti e teniamoci in contatto! Se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda, iscriviti gratis al canale iTunes, così non ti perderai neanche una puntata. Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it. E basta. Psst. Oh. Ehi. Allora. Sentite un attimo, volevo farvi sentire un messaggio vocale che mi ha inviato Alessio Piamonti quando gli ho girato la seconda puntata montata. Appena ho finito di montare la puntata, gliel'ho mandata via WhatsApp e gli ho detto: senti, che cosa ne pensi? Mi ha mandato questo messaggio. Fantastico! Davvero stupendo, bellissimo, eccezionale. Guarda, mi è piaciuto un sacco, mi è piaciuto davvero davvero tanto. Se posso dire quello che farei io come consiglio, poi veditela tu, ogni volta che chiami non sarebbe brutto risentire il tuo nome e quindi dire: ciao, sono Alessandro Bari, questa è la domanda, bla bla bla. A me non dispiacerebbe sentir ripetere chi sei all'inizio della telefonata. Beh, questo messaggio mi ha fatto molto piacere. In questa puntata, tra l'altro, ho seguito il suo consiglio. Mandami anche tu il tuo feedback nel mio numerino WhatsApp 333-7641-008. Attendo il tuo messaggio vocale. Ciao, elettricista!